La teoria cosiddetta austriaca del ciclo economico è un buon contributo di per sé al ciclo, che come vedete è anche di Kaleschi, anche di Minsky, quindi non c'è nulla di austriaco, no? Perché è anche di costoro. Adesso che individua uno dei fattori di rischio di come funziona l'economia di mercato. Con il mercato, come tutte le cose umane, corrispondono e rispondono alla legge secondo cui non c'è free lunch. Ok? Il credito è una cosa, uno strumento utilissimo per la crescita, permette di mobilizzare risorse, permette di fare investimenti, permette, questo l'ha capito Schumpeter, lo invito sempre tutti a leggere, come, ecco, l'ha capito Schumpeter, non è che l'ha capito solo Schumpeter, Schumpeter è chiaramente quello che l'ha messo per iscritto in modo molto chiaro per primo. Nella Theory of Economic Development pubblicata in tedesco nel 1911, lui per primo dice, guardate, la funzione fondamentale del meccanismo di credito e dei mercati creditizi è che trasferiscono capacità d'acquisto da chi l'ha accumulata e magari non sa che farne perché non ha prospettive di investimento buone, a chi ha qualche idea di investimento buono, ma non ha capacità d'acquisto. Ok? Se volete, dal risparmiatore all'imprenditore nel linguaggio quotidiano. E quindi questo è un enorme beneficio. Ovviamente anche un enorme rischio, perché magari fai credito alle persone sbagliate e quindi gli investimenti falliscono. Oppure nella misura in cui la capacità tua di far credito è regolata dallo Stato, o anche se non è regolata dallo Stato, no? Se è puramente di mercato e distinto, puoi avere situazioni in cui ti convinci, tutti si convincono di fare credito in una certa direzione, e quella direzione si rivela sbagliata perché investi troppo. E quindi poi c'è il crollo. Però devi fare la somma, è la somma che fa il totale. Il fatto che poi ci sia il crollo non implica che sparisce tutta la crescita, un pezzo di crescita rimane. Quindi, certo, se trovi strumenti o di policy o di conoscenza o di gestione tecnica del rischio che ti riducano il crollo, il danno sociale che questo provoca, meglio. D'accordo? Devi avere un atteggiamento molto laico.